Ringrazio ancora una volta i padri Cappuccini per l'invito di oggi, a nome della parrocchia di San Giuseppe, di San Giovanni, in questa animazione del Rosario. Siamo qui tutti insieme per metterci in cammino con Maria sulla strada che ci porterà all'incontro con i giovani di tutto il mondo, ma soprattutto che ci porterà all'incontro con Gesù. Ora ci sentiamo spiritualmente in cammino con loro, quando ancora non incrociamo i loro volti. Sarà un'occasione di festa nel Signore Gesù. Io ho partecipato alla GMG di Cracovia nel 2016 e per me ha segnato una svolta nel mio cammino vocazionale. Lo sarà senz'altro anche per tanti giovani che parteciperanno a questo evento. Oggi i nostri occhi e i nostri ricordi vanno alla GMG dell'89. Con circa 400.000 giovani di tutto il mondo, quando San Giovanni Paolo II si è incamminato anche lui come pellegrino verso il santuario di Compostela. Con al petto abbiamo visto la cappa marrone e il simbolo del cammino di Santiago, raffigurato da una conchiglia. Secondo la tradizione, i pellegrini raccoglievano questa conchiglia sulle spiagge, no? E al termine del pellegrinaggio a Finisterre, sulle coste della Galizia, per poi riportarle da dove erano venuti. La GMG è storia, è storia. In questa occasione dell'89 ha fatto tappa presso un santuario ricco di fede, dove si venera tutt'oggi, con tanti pellegrini di tutto il mondo, l'Apostolo Giacomo il Maggiore. Il tema scelto è stato quello in riferimento al Vangelo di Giovanni 14, al versetto 6, in cui Gesù dice: "Io sono la via, la verità e la vita". Lo abbiamo ascoltato in questi giorni, questo Vangelo. È un'espressione molto forte e importante per vivere ancora oggi un autentico discepolato. Sì, perché, cari giovani, c'è bisogno di autenticità e limpidezza con Cristo, ma scopriamo che Lui stesso è la verità. Che gran bella scoperta! Quanti dubbi, quante paure riempiono le nostre giornate di studio o di lavoro, quante decisioni da prendere e quante scelte. Fermiamoci un attimo a pensare. Facciamo verità. Incontriamo Gesù. Vediamo e osserviamo la vita di Gesù, la sua stessa vita. Ci ridarà ossigeno, energia e vita fino a quasi riempire le nostre giornate vuote e sterili. Lui dà il vero senso alla nostra quotidianità. La vita dei giovani è tormentata da tante minacce, esterne e interne anche agli ambienti ecclesiali. Seguite l'esempio e la testimonianza di chi, come San Giovanni Paolo II e San Pio, sono stati dei testimoni della vera verità, non quella scientifica, la vera verità, non pensando con presunzione di averla in tasca, ma di essere dei semplici indicatori di direzione. Lo hanno fatto con le azioni quotidiane, traducendo in vita la relazione con Gesù. Gesù per noi si fa strada, non trafficata o dove c'è bisogno di seguire la massa, ma si fa strada silenziosa nella vita. Se noi gli facciamo spazio, lui costruisce delle strade meravigliose. L'età giovanile è l'età delle tante scoperte. E in mezzo a tutte queste deve prendere posto la conoscenza di Gesù. Lo stesso lo diceva San Giovanni Paolo II, no? Proprio in occasione, in preparazione a questa giornata. Gesù che diventa amico, pellegrino e nostro confidente. Giovanni Paolo II scrive in preparazione alla GMG: "Sì, scoprire Cristo è la più bella avventura della vostra vita, ma non basta scoprirlo solo una volta. Ogni scoperta che si fa di Lui diventa un invito a cercarlo sempre di più, a conoscerlo ancora meglio, mediante la preghiera, la partecipazione ai sacramenti, la meditazione della sua parola, la catechesi,
l'ascolto degli insegnamenti della Chiesa. E questo è il nostro compito più importante, come aveva capito molto bene San Paolo quando scrive: per me infatti il vivere è Cristo. Quanto sono attuali queste parole ancora oggi nel 2023? Sappiamo l'audacia e l'impegno che San Giovanni Paolo II ha messo nel pronunciarle a ciascun giovane che ha partecipato, ma a tutto il mondo, partendo da questo passo del Vangelo. Inoltre, è necessario un impegno per seguire Gesù che richiede il portarlo agli altri, nei luoghi che noi frequentiamo, nelle piazze, nelle scuole, nelle parrocchie, nei luoghi di incontro e di socialità. Sì, vivendo delle relazioni vere, che costano anche la fatica, la pazienza e l'ascolto. È Gesù che ci insegna questo, non lo dico io, lo dice Gesù, che se guardiamo la sua vita, no, lui ci ha insegnato proprio questo, delle relazioni vere, autentiche. Ancora Giovanni Paolo II scrive: siete voi, giovani, i primi apostoli ed evangelizzatori del mondo giovanile. Principalmente voi potete esserlo e nessuno può sostituirvi nell'ambiente dello studio, del lavoro e dello svago. Sono tanti i vostri coetanei che non conoscono Cristo o che non lo conoscono abbastanza. Perciò non potete rimanere silenziosi e indifferenti. Dovete avere il coraggio di parlare di Cristo. Tutti quanti dobbiamo averlo, no? Avere il coraggio di parlare di Cristo, di testimoniare la nostra fede mediante il nostro stile di vita ispirato al Vangelo. Allora, concludendo tutti insieme, no? Pregando questo rosario con l'aiuto di Maria Santissima, San Pio e San Giovanni Paolo II, lasciamoci ispirare un coraggio tale da essere testimoni di Gesù, compiendo scelte autentiche di vera libertà e amore per noi e per tutti. Amen.